Buongiorno Mauro, buongiorno. Buongiorno a te, Alia. Allora, ora è 14:34, di lunedì siamo in ritardo di due giorni sulla tabella di marcia che ci siamo dati noi stessi, beh, questa a causa di impegni, quindi ero io che non, potevo, che non potevo sabato e quindi ci siamo poi accordati per lunedì, esatto. Oggi facciamo la seconda parte del video su chi è l'uomo? Eh, perché? perché sarebbe stato un po' troppo lungo eh, farlo tutto in un in unico, in unico collegamento insomma in un unico video e quindi poi avevamo deciso di fare in questo modo ma eh, anche perché mh, quanto ti chiederò certamente eh, come già avevo detto nel primo video ti richiede una risposta abbastanza lunghetta e mh, poi abbiamo anche deciso di dare come dire di dare molta importanza a questa domanda e alla tua risposta perché, perché ci dice molte cose, perché ci fa capire un sacco di belle cose che dobbiamo capire. Allora, la domanda è questa, dopo tutto quello che hai detto nel primo video, io vorrei approfondire i cosiddetti livelli di vita o diversi tipi di anime. So che tu ne parli anche in alcuni volumi o addirittura hai fatto delle lezioni online. Ecco, quindi ci vuoi parlare di questi livelli di vita o diversi tipi di anima? Certo Elia, con piacere. Come dicevi tu giustamente, la risposta è molto articolata e quindi richiederà un po' di tempo. Allora, cominciamo con il dire: la scorsa volta abbiamo fatto un po' un excursus sulle varie forme di vita esistenti, insomma, nel, nel creato. Abbiamo visto come l'essere umano, fra tutti gli enti fisici, si distingua per alcune peculiarità. Ricordo, tanto per dirne due, l'intelletto e la volontà che non riscontriamo negli animali, non riscontriamo nelle piante, non riscontriamo neanche nei corpi celesti, a differenza di quello che si pensava in antichità. Oggi cerchiamo di portare il ragionamento un po' più avanti parlando appunto dei diversi livelli di vita o, come sarebbe meglio dire, dei diversi gradi di perfezione crescente, una delle famose, anche qui, argomentazioni tomiste che porta a poi, via via attraverso la scala dei diventi, alla perfezione somma che è Dio diversi livelli o gradi di perfezione fra le creature esistenti nel nostro creato. Noi usiamo il termine di anime, usiamo il termine di anime anziché forme adottando la definizione aristotelica che nel suo volume, per esempio il De Anima, parla dell'anima vegetativa, l'anima sensitiva e l'anima razionale. Ora, tra queste varie forme di vita, tra queste varie anime, tra virgolette, noi riscontriamo dei salti ontologici che sono assolutamente incolmabili e che un processo evolutivo non potrebbe mai colmare così dal nulla con le molteplici variazioni casuali portate avanti dal caso, la selezione naturale delle variazioni più vantaggiose, eccetera. Ecco, ma Mauro, detto... cosa vuol dire salto ontologico? Vuol dire che tra diversi enti, ad esempio se paragoniamo l'essere umano rispetto all'animale, noi riscontriamo dei diversi gradi di perfezione, dei diversi gradi d'essere, la perfezione che riguarda l'essere, che rendono assolutamente distinti i due enti che noi confrontiamo, in questo caso l'animale e l'uomo. Sono un esempio, già citato prima, tra avere l'intelletto o non avere l'intelletto c'è un salto di perfezione infinito. Tra avere il libero arbitrio e non avere il libero arbitrio, anche qui c'è un salto di perfezione infinito. Si potrebbero citare poi anche via via tutte le altre peculiarità che abbiamo già elencato la scorsa volta. Prima di iniziare però la trattazione specifica di questi, di questi termini, di queste diverse anime, io vorrei iniziare con una immagine che adesso vado a recuperare, che si dovrebbe vedere adesso abbastanza bene a schermo intero, che è ripresa al da un. Al, apure... momento, al momento non si vede. Adesso sì, ok, ok. Adesso si vede. Perfetto, c'è un, un po' di ritardo tra il, il click e la comparsa dell'immagine, è tratta da un'opera di un autore, un teologo francese, filosofo francese, che in latino si dice Bovillus, in francese è Charles de Beauvais, morto nel 1566. Questa immagine redatta da lui stesso in una delle sue opere è un'immagine molto importante che ci si fa vedere la gerarchia dei viventi e anche la gerarchia all'interno poi di quel vivente che è l'uomo dei diversi gradi di vita. Quindi non solo secondo Bovillus abbiamo un salto ontologico tra le diverse forme di vita, ma addirittura all'interno di una stessa forma di vita che nel caso specifico è l'uomo abbiamo dei diversi livelli di vita anche lì. Commento brevissimo, poi iniziamo ovviamente con la nostra trattazione, ma credo sia interessante. Allora, come vedi Elia, si parte da sinistra per andare al centro e si raggiunge un picco, una scala, poi sì. si ridiscende dal centro verso destra per ehm, ridiscendere la scala e andare verso un qualcosa di sempre inferiore. Certo. Allora, iniziando da sinistra, ricordiamo che questo è il XVI secolo, quindi siamo nel Cinquecento, ma l'immagine è molto esplicativa. Il primo gradino, che è quello dei minerali, quindi dei corpi inanimati, diciamo, diciamo così con termini moderni, è il grado di essere. Vi corrisponde la, la pietra, quindi livello ontologico della pietra. Il secondo gradino, che è quello del mondo vegetale, quindi del regno delle piante, albero, è di quegli enti che sono e vivono. Il terzo gradino, che è quello del sensibile, quindi anima sensitiva, direbbe Aristotele è quello del livello di quegli enti che sono, vivono e sentono. Poi c'è il gradino superiore fra gli enti viventi, che è quello razionale, noi diremo l'anima intellettiva o anima razionale, che è di quegli enti, appunto l'essere umano, che sono, vivono, sentono e pensano. Ora, il massimo grado assoluto della vita dell'uomo, dell'anima razionale, è quello che coincide con il raggiungimento della virtù dell'uomo contemplativo c'era proprio questa idea l'uomo contemplativo che studia che si dà lo studio del mondo e dell'uomo e di tutto è quello che è vive sente pensa poi c'è l'uomo sensuale che è preda del vizio non più della virtù che è la lussuria uomo sensuale che è vive e sente quasi a livello dell'animale praticamente dell'animale quindi le passioni il dominio dei desideri l'uomo carnale Scendendo ancora più in basso, abbiamo l'uomo che si chiama ma, vitale, cioè quello che pensa proprio all'espletamento delle funzioni vitali. Qui vi corrisponde il vizio della gola. L'uomo che è e vive e basta, un po' come la pianta. La pianta più che autoconservarsi mediante l'alimentazione non fa. E poi c'è il grado dell'uomo dell'accidia, che è il peccato spirituale per antonomasia, no? quindi l'inerzia assoluta, la passività assoluta spirituale. Dell'uomo che semplicemente è, che si lascia trasportare dagli eventi. Credo che questa sia un'immagine per farci capire. Ora quindi, torniamo. Realtà, a scusa, scusa, Mauro, torniamo di nuovo all'immagine, se non ti dispiace. Sì, volentieri. Perché è un'immagine veramente chiarissima. Eccoci qua, molto, di nuovo. Molto, molto, molto chiara. Complimenti all'autore. Ecco, allora. Eh. Pigliamo, pigliamo il, il, il livello più elevato, quindi abbiamo. L'intelligenza, c'è cioè la presenza di intelligenza. Sì, ecco, sì. man mano che si scende nel, nel, a, a destra, diciamo: quindi prima sì. l'intelligenza praticamente scompare, poi sì. scompare anche la, la, la parte più sensibile. Quindi in realtà, una volta che tu hai tolto all'uomo l'intelligenza, cioè il non uso dell'intelligenza, Abbiamo un essere umano che scende proprio, scende come se scendesse ad altri livelli di vita, ho detto giusto: esatto. Sì, e potremmo parlare, visto che tanto, uh, tanto oggi alla scienza moderna uh, piace parlare di evoluzione, noi parleremo di involuzione. È un uomo che si involve, che precipita, che rinuncia alla sua stessa essenza. Quindi parliamo proprio di involuzione, altro che evoluzione, altro che srotolamento verso il meglio, no? come dicono. Gli evoluzionisti, che poi non si capisce neanche nella loro ottica cosa sia il meglio, cosa sia il meglio, cioè, noi siamo meglio di cosa visto che tanto siamo esseri completamente in divenire verso una situazione transumana che non è neanche destinata a cessare. Questa immagine, io e Elia volevo mostrarla appunto in questo nostro incontro per far vedere come il tema dei diversi salti di, ontologici, delle diverse forme di vita, delle diverse anime si ha un tema molto caro specialmente agli autori medievali mentre oggi non se ne parla perché Elia? Perché semplicemente con l'ideologia dell'evoluzionismo tutti questi salti in realtà vengono colmati no? vengono colmati perché è solo una questione di gradi e di evoluzione ma non è che ci sia proprio una separazione netta fra i diversi fra i diversi enti, laddove invece l'uomo medievale era profondamente colpi, col profondamente eh, convinto anche con, mediante osservazioni di buon senso. Che questi salti tra una categoria di perfezione e l'altra ci fossero e fossero, diciamo, accessibili a tutti solo con un livello osservativo minimale. Ecco quindi il motivo della proiezione di questa immagine era questo. Quindi, in realtà, per, per riassumere, per essere molto molto crudi, eh, noi vediamo m, milioni di individui, miliardi, che hanno le stesse sembianze, ma in realtà si possono trovare ad un livello diverso. Sì. E quindi sbagliato pensare come la vedo io, la vedono anche gli altri, assolutamente no. Questo spiega tantissime cose, o no? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Era proprio quello che Bovillus voleva, voleva, voleva mostrare. Dopo lì ci sarebbe da prendere in mano tutta la sua opera, studiarla. Sono, ci sono anche dei ragionamenti molto affascinanti. Ma io direi adesso Elia di passare proprio al no, no, nostro... Era giusto, per, era giusto per dire, fermiamoci un attimo e riflettiamo su questa cosa, perché non è che questa riguardava, questo disegno riguardava il 1600, questo disegno riguarda l'uomo in ogni epoca, giusto? Esatto, esatto, esatto. perché è, è proprio sono condizioni dell'uomo. Perfetto, perfetto. Okay. Allora, iniziamo col primo livello di vita, col primo livello ontologico tra i viventi, che è quello che Aristotele definisce dell'anima vegetativa, che è quello quindi che appartiene al mondo delle piante. Le piante non mostrano tracce di vita sensibile, non hanno organi di senso, sebbene esistano, questo bisogna dirlo, sono anche molto affascinanti, ma in realtà una spiegazione scientifica c'è, degli studi belli, hm, possiamo definire veramente studi interessantissimi, sul rapporto fra piante e musica, perché comunque una qualche relazione fra questi due mondi, piante e musica, c'è, ma cercheremo di spiegarla. Però da quello che emerge dall'osservazione non ci sono tracce di vita allora sensibile nelle piante né ci sono organi di senso. Le potenze degli strumenti, insomma, che le piante hanno a disposizione tendono all'autoconservazione, quindi la crescita, il nutrimento e la riproduzione. Anche la pianta, insomma, si riproduce anche la pianta, punta al meccanismo dell'autoconservazione, come ogni forma vivente. Ogni forma vivente tende ad autoconservarsi. Mi verrebbe da dire, Elia, che questa è una tendenza anche, o a, a, o anche a proliferare. Esatto, a proliferare, ma anche gli stessi enti non viventi, come ad esempio le stelle, tendono nel corso del loro sviluppo a raggiungere sempre un livello di equilibrio che è precario, poi vanno pian piano. A modificarsi fino, fino alla morte. Okay. L'anima vegetativa è totalmente materiale, è totalmente dipendente dalla materia, ma è inestesa. L'anima delle piante può agire ed esistere solo ed esclusivamente mediante organi corporei. E gli scolastici ci dicono che l'anima vegetativa viene edotta: si usa proprio questo termine, edurre, edurre, viene tratta dalla potenza della materia. Quindi, conclusione, per far sì che sorga una nuova pianta non c'è bisogno di un atto creativo specifico da parte di Dio, come avviene per le anime razionali. Tant'è che noi possiamo tranquillamente gestire le piante come meglio vogliamo e abbiamo potere di vita e di morte pieno sulle piante, come sugli animali, che, che si parli oggi no, dei diritti degli animali, e, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, rapporto fra musica e piante. Uno dice... Le piante reagiscono alla musica, una sinfonia fa crescere meglio la pianta, quindi vuol dire che le piante una forma di vita sensibile ce l'hanno, hanno degli organi di senso. È proprio così? In realtà no, perché gli studi scientifici più accreditati, stiamo parlando proprio in questo caso di scienze empiriche, quindi ci sono persone su internet, si trovano veramente delle descrizioni molto interessanti di questi esperimenti, ma condotti per mesi, non un'ora, per mesi e mesi indicano il ruolo della vibrazione prodotta dalle onde sonore, nel senso che al loro interno le piante trasportano molti nutrienti nei loro fluidi, perché comunque c'è una vita anche nelle piante. Ora pare che le vibrazioni di alcuni suoni contribuiscano a veicolare meglio queste sostanze nutritive e quindi in effetti... Le onde sonore prodotte da certa musica, che certo non è la musica quella metal che spacca i timpani e distrugge anche noi, è sì. la musica di un certo sì. tipo, è interessante sì. anche questo? È interessante anche questo, fra l'altro, aiuti a veicolare meglio queste sostanze nutritive all'interno della pianta. In natura pare che le piante crescano meglio se sono esposte al canto degli uccelli o al suono di un vento leggero. Niente di esoterico, quindi niente di esoterico. Niente di, di magico, niente certo. di, di, chissà, di, di chissà che recondito, che misterioso, semplicemente c'è un rapporto fra onde sonore e piante. Non neghiamo ovviamente che tutto questo dimostri anche qui una certa intelligenza no? che, sta, che sta dietro la natura e tra l'altro faccio vedere anche qui la meraviglia, la meraviglia cosmica. Questo è il livello dell'anima dell vegetativa. Il secondo livello, quindi siamo gradino superiore, ma già anche qui c'è un salto incolmabile, è quello dell'anima sensitiva, degli animali. All'interno degli animali, del regno animale, noi troviamo anche lì dei livelli inferiori e dei livelli superiori. Certo. Certamente ci sono animali che sono più perfetti degli altri. Cioè, e, e, e lì, prendo un cane, è più perfetto dell'ombrico. Certo. Certamente. Quindi, voglio dire, anche lì si potrebbero aprire parentesi su parentesi. Gli animali più perfetti addirittura hanno gli stessi sensi dell'uomo, ma non l'intelletto. Gli animali non possiedono concetti universali e non ci danno prova di possederli, tipo la giustizia, la bontà, la verità, eccetera, eccetera. Non sono coscienti della relazione fra mezzo e fine, nel senso che loro agiscono per istinto. Avevamo fatto anche la volta scorsa sì. un esempio. Sì, certo, certo, il ragno tesse la sua tela ma nel momento in cui la massaia distrugge la tela del ragno in un certo posto, il ragno poi torna a farla lì. Quindi non è che ci sia, c'è un'intelligenza istintuale, ma non c'è un'intelligenza per così dire che si adatta da situazione a situazione. Una sorta di comando interno, diciamo così. Sì, esatto. Obb ad una esatto. sorta di comando interno, l'istinto è questo, è un comando interno, no? Che ti spinge in una certa direzione. Okay. Esattamente, che era uno degli argomenti con cui San Tommaso diceva è evidente che ci sia un governo del mondo. Lo certo. notiamo negli enti, negli enti non viventi, lo notiamo negli enti viventi più infini, quindi è, è, è evidente che ci sia un'intelligenza dietro tutto. E soprattutto gli animali non tendono al progresso personale morale, nel senso non tendono a correggere i propri atti in base ad un'idea morale di perfezionamento morale. Uno dice no perché quando il cane, ho preso il cane cinque anni fa era molto indisciplinato, adesso è più bravo. Benissimo ma è un animale che viene educato sulla base comunque di un premio, quindi certo. voglio dire nella misura in cui... Premio e punizione, sta... la solita cosa, no? Quindi... Esatto, mm. esatto, esatto. E poi effettivamente è anche vero, Elia, che la presenza dell'uomo in certi limiti, eh, perché se lo mettiamo a contatto nella savana con dieci leoni, dubito che questo succeda, però nobilita in qualche modo l'animale. In qualche modo l'animale viene nobilitato dalla presenza dell'uomo. Effettivamente può migliorare la sua condotta. Ma non ci sono margini di perfezionamento morale. Perché? Perché per riflettere sulla portata morale dei miei atti, mi rendo conto che ho commesso una idiozia. Mi rendo conto che ho trattato male una persona, che ho agito causando dispiacere, che ho peccato anche cristianamente. Mi rendo conto di questo. Per poter riflettere, diciamo allora, sulla portata morale dei propri atti, abbiamo bisogno di uno strumento che sia indipendente dagli organi di senso e del corpo, che certo. è l'intelletto. E gli animali non ce l'hanno, gli animali non ce l'hanno, noi sì. Gli animali ovviamente hanno anch'essi delle potenze sensibili, degli strumenti. Queste potenze sensibili sono organiche, nel senso che fanno parte del composto anima sensitiva, corpo animale. Qual è la conoscenza dell'oggetto della conoscenza sensibile? La conoscenza sensibile mira quello che è l'oggetto fisico. L'oggetto fisico che noi conosciamo, viene attinto dai sensi interni e dai sensi esterni. Ora ricordo che tu, in passato, lì avevi fatto con, con Silvano Borruso anche una lì, lezione Silvano, su questo. Sì, ma... Esatto, me la, ricordo, me la ricordo benissimo. Giustamente, noi Tendiamo sempre a ricordare i sensi esterni, ma ci sono, anche i sensi interni. Certo. ci sono anche i sensi interni. Parliamone un attimino. E innanzitutto, questione terminologica. Sensazione e percezione. Allora, normalmente poi si possono intercambiare nel parlato comune, intercambiamo questi termini. La sensazione sarebbe un atto dell'organo esterno, mentre la percezione... Sarebbe un atto dell'organo interno, del senso interno, chiedo scusa, del senso interno. I sensi esterni sono i classici cinque sì. sensi, vabbè, niente di, di, di speciale, che hanno sede nella periferia del corpo. Qui la medicina, la fisiologia moderna mh, ci ha dato un grande aiuto a capire un po' come funzionino questi sensi esterni. Sappiamo che c'è un sistema nervoso che è diramato in tutto il corpo fino alle sue periferie. Questo sistema nervoso elabora e, e trasporta impulsi elettrici, rendendo possibile la conoscenza del mondo esteriore. Allora, vi è un mondo esterno, ne siamo certi, c'è un rapporto di immediatezza. Non è che io, come dice Cartesio, debba dimostrare che esiste un mondo esterno, perché se io e Elia mi metto a voler dimostrare, non arriverò mai al mondo esterno. Cioè c'è un rapporto di immediatezza, di reazione fra oggetto e soggetto. Quindi c'è un mondo esterno che presenta determinate qualità, odori, luce, rumore, che sono varie forme di energia. Queste varie forme di energia, incredibilmente, devono essere tradotte in impulsi nervosi, quindi in energia elettrica. I recettori del corpo sono organizzati, sono terminazioni nervose isolate oppure raccolte in strutture complesse che sono gli organi di senso. Studiare il sistema nervoso anche qui ci fa capire quanto sia intelligente questa macchina che è quella del, del corpo umano. Guarda, ne parla, ne parla. Alberto Magno, che era il maestro di, di Santo Maso, in un bellissimo libro eh, che io ho, veramente straordinario, eh, affronta queste cose eh, con una profondità, una chiarezza, mm, io sono rimasto letteralmente affascinato, quindi ho approfondito molto questo, questi, questi studi. Cioè, proprio sulla. Sul come i sensi funzionano, sulla percezione, su queste cose, ma guarda è una ricostruzione meticolosa, perfetta, bellissima. Scusa, ma volevo, volevo dire: quindi, il Santo Tommaso ha avuto un gran, un, certo. gran maestro, un gran maestro. E ti dirò di più che domani è la festa di Sant'Alberto Magno. Oggi ah. si. Eh sì, oggi è il 14 novembre, per chi ci stesse ascoltando, è il 14 novembre, domani, per, questo, per noi in questo momento stiamo registrando, domani è il 15 novembre, ed è la festa di Sant'Alberto Magno. Quindi proprio hai, hai, centrato, hai centrato personaggio in... straordinario, perché oltre ad essere un teologo, era un grandissimo scienziato, grandissimo sì. scienziato, ha affrontato una, una quantità enorme di argomenti. Ok, chiudiamo parentesi e andiamo avanti, se no, io mi metto a parlare di Sant'Alberto Magno e non. <ride> no, no e non ma ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Se okay. parli di Tommaso, devi parlare anche di Alberto per forza, perché fu Alberto a dire che quello che Tommaso era un bue muto, ma che un giorno avrebbe mugito talmente tanto da farsi sentire nel mondo intero. Perché San Tommaso, da studente, era molto timido, tendeva a parlare poco solo quando interrogato, ma quando gli si chiedeva di parlare su un certo tema, di fare dei determinati dibattiti, no? All'università di quell'epoca si faceva così, era da rimanere a bocca aperta, cioè tutti ammiravano la sua sapienza, nessuno poteva ribattere nulla. Allora, gli impulsi che questi nervi, che queste terminazioni trasmettono sono letti e interpretati dal cervello come luce, suono, odore, calore, eccetera, eccetera, a seconda delle vie nervose interessate. Allora, i recettori. Questi recettori operano un lavoro di trasduzione. Trasdurre significa convertire, quindi trasforma una, una forma di energia, e qualità del mondo esterno, in, in un'altra forma di energia che poi a sua volta viene rielaborata dal cervello. Quindi questi recettori recepiscono stimoli di varia natura per convertirli in impulsi nervosi, poi rielaborati dal cervello. Piccola parentesi. Noi per avere una determinata sensazione dobbiamo avere il rispettivo organo di senso esterno. Certo. Un cieco dalla nascita non ha la minima idea dei colori. Un sordo dalla nascita non ha la minima idea dei suoni. Su questo, gli empiristi, gli empiristi puri alla Hume, eccetera, eh, avevano ragione, ma dicevano un'ovvietà. Lo dicevano certo. già gli scolastici come. Diremo, diremo fra breve, ma questo, questo è vero. Cioè, noi non abbiamo conoscenze innate, neanche sensibili. Possiamo avere conoscenze infuse, ma conoscenze innate così alla Platone, eccetera, non, non ne abbiamo. Poi ci sono, dopo i sensi esterni, i sensi interni che hanno sede nel cervello. Generalmente gli scolastici ne elencano quattro. Il senso comune, c'è l'immaginazione, c'è l'estimativa oppure l'istinto, uh -huh. detto anche cogitativa negli uomini, e poi c'è la memoria. Iniziando dal senso comune, il senso comune è la coscienza delle sensazioni, quindi il senso comune è quel senso interno che permette di sentire, di sentire, cioè ho fame, sento di aver fame, uh -huh. ho sete, sento di aver sete. Anche gli animali ce l'hanno, eh? gli animali più perfetti ce l'hanno, quindi uh -huh. non è questa una prerogativa, noi lo possiamo anche esprimere. A parole, l'animale lo esprimerà con un altro suono, ma lo può fare. È la coscienza delle sensazioni. Le sensazioni di per sé sono incoscienti. Il senso interno, invece, permette di essere coscienti delle sensazioni stesse. Gli organi di senso, invece, non possono riflettere su se stessi né sui loro atti. Però attenzione, perché il senso comune ci dà anche un'altra capacità, ovvero sia di distinguere i diversi aspetti. All'interno di un medesimo oggetto, che in quel momento è presente a un senso o a più sensi. Ad esempio, se io ho davanti un cibo, a proposito di quel cibo sto a distinguere l'odore, il sapore, il colore, il calore e così via. Quindi il senso interno, il senso comune, ci permette di eh, sentire e di sentire e di distinguere diversi aspetti di un medesimo oggetto. Poi c'è l'immaginazione o fantasia, se vogliamo. Certo. Che riproduce e associa immagini di oggetti già ricevuti dai sensi esterni. Ora, gli scolastici dicono che Nichil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Traduco: Niente si trova nell'intelletto che prima non sia passato attraverso i sensi. Io e Elia posso pensare alla montagna d'oro, certo. Perché ho mai visto una montagna d'oro? Ma no! Sto associando due idee, da una parte l'idea di montagna, dall'altra l'idea d'oro, le sto associando, è l'immaginazione o fantasia che compie questo lavoro. Io se scorro le immagini dei miei pensieri, i pensieri si manifestano anche attraverso immagini, se scorro tutte le nozioni, io non ho nozioni di cose che non ho mai sentito, non ho mai visto, cioè dentro di me ho sempre concetti, ho sempre immagini di qualcosa che ho già, che ho già acquisito. Questo ci fa capire ancora una volta, l'abbiamo già detto prima, come Platone, parlando di reminiscenza, avesse torto, eh? nel senso che noi non abbiamo conoscenze innate, lo dimostra il fatto che lo studio costa fatica. Ma sai che bello se avessimo tutte le conoscenze innate, dovremmo conoscere tutto subito. E perché quelle conoscenze innate rimangono latenti, nascoste in noi, poi ad un certo punto vengono fuori, si esplicitano qual è il meccanismo? Eh, ma no, ma bisogna farle vedere venire alla luce, d'accordo, ma allora io potrei essere contemporaneamente fisico, chimico, ingegnere, pittore, dovrei avere tutto lo umano dentro di me, invece non è così, invece non è così. Ripeto che invece possono esistere le conoscenze infuse, se si guarda la vita dei santi, di tanti santi che non sapevano né leggere né scrivere, che non poterono studiare, eppure ebbero delle conoscenze specialmente teologiche, tanti santi, infuse, infuse direttamente da Dio. Poi c'è l'altro senso interno che è quello dell'istinto, estimativa, quindi la valutazione immediata della convenienza o della pericolosità di un oggetto. Esempio banale: l'agnello già istintivamente sa che il lupo è un animale pericoloso e tende a fuggirlo subito. Eppure, non è andato all'università, non ha fatto il liceo. È una, conoscenza, è una conoscenza istintuale innata, innata, insomma, istintuale, perché innata non è neanche corretto. Questa estimativa nell'uomo viene detta cogitativa, nel senso che ha a che fare con il cogito, con il pensiero, perché mm -hmm. l'istinto può essere educato. Sai, ci sono, ci sono degli uomini che hanno degli esseri umani una vita talmente istintuale che ad un certo punto sfocia nella fobia, cioè paura di tutto, paura di tutto di qualsiasi cosa. L'istinto deve essere anche educato, nel senso che io non devo sopravvalutare il pericolo. C'è cioè chi magari ha paura di uscire dalla porta di casa, chi ha paura della persona che lo guarda, eccetera, ma non deve neanche essere sottovalutato. Noi dobbiamo dare ai pericoli e anche alle cose positive la giusta valutazione. Quindi il nostro istinto va educato, il nostro istinto va educato. E poi vi è la memoria. La memoria che conserva che è un tesoro di immagini, cioè conserva le immagini. Qui posso aprire una parentesi su una cosa che non c'entra nulla, ma che credo che, dai, specialmente dai, dai. per la gioventù, sia, eh, sia molto importante. Allora, mi permetto di aprire la parentesi su un tema di cui noi non vorremmo mai parlare, che, però, dobbiamo affrontare perché queste lezioni, questi video che noi facciamo, possano anche servire insomma, da, da indicazione operativa. Allora, non potremo mai finire di enfatizzare quanto dannosi siano, specialmente perché nella memoria li portiamo sempre dentro, tutti i filmati e tutte le cose che hanno a che fare con la pornografia. Quelle cose sono studiate in modo da permanere in maniera indelebile nella memoria. Quindi, questa rappresenta veramente la rovina, specialmente delle giovani generazioni, specialmente al mondo d'oggi, dove in, con internet hai accesso a tutto. E sono cose animalesche che dalla memoria poi è veramente difficile, difficile ripulire. Ma ci sono anche degli studi molto interessanti, molto interessanti su quali siano i meccanismi psicologici che fanno sì, e istintuali, che queste immagini poi non vengano quasi, cance quasi più cancellate o cancellate veramente con un. Lavoro faticosissimo e molto difficile da affrontare. Chiusa parentesi. Guarda, mi dispiace eh. di aver fatto questo paragone, però è no, no, dobbiamo eh, ma anche... dobbiamo, dobbiamo attualizzare anche la, la, la conoscenza in qualche modo, no? Quindi va benissimo, esatto. Cioè Vedere le, le ripercussioni poi, che certe cose hanno nella nostra vita. Quindi, diciamo: la memoria è un archivio di immagini, eh sì. Diciamo... Eh sì. Che lavora esatto. anche per associazione, vabbè, ma lasciamo stare come lavora perché sennò non arriviamo più. No, no, ma è, è, è vero, è vero, è vero. E allora, vedi la differenza fra noi e una macchina è che tu, se nel PC hai qualcosa che non ti interessa più avere, fai un clic, lo cancelli, arrivederci. E dalla memoria prova a farlo tu, prova a farlo, prova a togliere un brutto ricordo dalla memoria che può affiorare anche anni, anni, anni dopo e Può creare veramente dei turbamenti non indifferenti. Certo. Quindi dobbiamo stare, stare molto, molto attenti. Chiusa dobbiamo stare attenti così, alle, al, a ciò, a, alle immagini che entrano nella nostra testa. Esatto, esattamente. Questo quindi, è un lavoro di intelligenza, questo è un lavoro di selezione. Quindi, ok. Perché siamo noi certo. responsabili di quello che entra a livello di immagine o meno. Nella stragrande maggioranza dei casi, siamo noi responsabili. Hai detto bene nella stragrande maggioranza dei casi, perché purtroppo poi ci sono anche delle tecniche di persuasione occulta, esatto. no? E, e Che purtroppo si basano su altri meccanismi subdoli, schifosi e che andrebbero veramente denunciati in maniera, in maniera aperta, anche subliminali. Quindi, quindi, quindi okay. i subliminali. Esattamente. C'era certo, esatto, certo. stato un, un libro interessante, non mi ricordo se degli anni '50 di Vince Packard. Una, i persuasori occulti sì. che parlava proprio del meccanismo della, della pubblicità, eccetera, oggi è ampiamente i principi rimangono, ma è ampiamente Sper... superato sì. Con, sì. con tutta una serie di tecniche, di strumenti, di, di mezzi, cioè veramente incredibile. Comunque, vabbè, bene, andare avanti Hai perché, se sennò... no. Okay. Siamo all'ultimo all'ultimo livello ontologico che è quello dell'anima intellettiva, allora sì. l'anima intellettiva per quanto riguarda l'essere umano è principio sostanziale della vita come abbiamo detto la volta scorsa è l'atto primo di un corpo che ha vita in potenza è ciò che veramente rende vivo il corpo sì. ma è principio remoto delle operazioni nel senso che l'anima intellettiva comunque nell'uomo per agire ha bisogno di servirsi di alcuni strumenti ne citiamo due quali sono le due facoltà le due potenze i due strumenti mediante i quali l'anima intellettiva soprattutto si manifesta nell'uomo e che eh, e dei quali si serve per la vita dell'uomo sono l'intelletto e la volontà l'intelletto e la volontà l'intelletto l'intelletto che cos'è è un organo no è un senso no l'intelletto non è il cervello attenzione certo. fra mente e cervello Una differenza c'è un avviso l'intelletto cioè. è, è qualcosa di immateriale è una potenza immateriale come lo è l'anima. Anche l'anima è immateriale. L'intelletto certo. trascende il sensibile, trascende la dimensione sensibile, la dimensione corporea, perché non è atto di nessun organo corporeo. La, vi la vista, ad esempio, eh, dipende invece intrinsecamente, intrinsecamente dall'organo che è l'occhio. Come abbiamo detto prima, un cieco dalla nascita non ha nessuna idea dei colori. A questo punto c'è l'obiezione che si fa, ah non è vero, non è vero perché l'intelletto coincide con il cervello, perché coincide con l'intelletto? Perché l'obiezione che si fa comunemente è l'intelletto dipende intrinsecamente, cioè nella sua essenza intrinsecamente dall'organo fisico del cervello, quindi dal corpo alla fine, dalla materia, come dimostra, tra virgolette, il fatto che le lesioni cerebrali impediscono l'uso dell'intelletto. Beh eh, sì, è vero. Purtroppo una lesione cerebrale impedisce l'uso dell'intelletto. Attenzione! L'uso dell'intelletto l'uso dell'intelletto. Ma allora questo fa vedere che l'intelletto dipende intrinsecamente dell'organo? No, perché è vero che il processo. Allora Mauro, di vediamo, di, vediamo. Io dico questa cosa, poi se tu sei d'accordo o meno lo dirai. Allora, il cervello è un decodificatore, è come se fosse un televisore, le immagini. Eh, I programmi non sono nel televisore, il televisore li riceve, li trasforma e, e li rende percepibili. Quindi, ma non è nel televisore che si originano i programmi. Il cervello è la stessa cosa, il cervello decodifica, diciamo, aiuta a, a percepire quella cosa, ma non è lui che le origina. Quindi è uno strumento, uno strumento che serve a qualcos'altro, è tutto là. Ma non è col cervello che si pensa, ma scherziamo. Okay. Certo, anzi, ah, sì. no, no, ti, ti ringrazio perché, perché hai fatto una, un confronto, un paragone molto, molto azzeccato. È eh? perfetto, la televisione proietta le immagini, ma le immagini sono di un qualcosa che non è nella televisione. Perfetto, no, no, eccellente, eccellente. Allora, adesso da questo tuo esempio, noi partiamo per dare la risposta. Okay. Allora, ripeto l'obiezione affinché sia chiara. L'obiezione: l'intelletto dipende intrinsecamente, cioè nella sua essenza. Dall'organo fisico del cervello, come dimostra il fatto che le lesioni cerebrali impediscono l'uso del cervello. Quindi, se non c'è il cervello, non c'è l'intelletto, l'intelletto muore, non esiste. Risposta: è vero che il processo di intellezione dipende dal cervello. Quanto all'origine del materiale conosciuto, perché comunque i dati del mondo esterno devono arrivare al cervello. L'abbiamo visto, abbiamo studiato, eh, studiato non abbiamo studiato, abbiamo accennato al ruolo del sistema nervoso di questo fenomeno della trasduzione. Ma è anche vero, è anche vero che eh, per esprimersi esteriormente il pensiero ha bisogno del cervello, ha bisogno del cervello. ma è altrettanto vero che l'intelletto. Non dipende dal cervello per la sua natura. Perché attenzione, le lesioni cerebrali non feriscono l'intelletto, ma il processo di intellezione, nel senso che rovinano l'origine del materiale da lavoro dell'intelletto. Come fanno notare gli scolastici, se l'intellezione dipendesse intrinsecamente da un organo corporeo, quindi dal corpo, dal cervello, allora l'intelletto non si permetterebbe di conoscere cose immateriali, perché certo. gli organi si riferiscono tutti a cose materiali, il corpo si riferisce, si riferisce a cose materiali, il bello, il bene, il giusto, il vero, eccetera, eccetera. Altra cosa, con l'intelletto noi non solo conosciamo oggetti immateriali, ma anche oggetti universali, certo. cioè l'intelletto attraverso un processo di astrazione poi descriveremo arriva la conoscenza del concetto dell'idea dell'universale a partire dal particolare allora i sensi conoscono tutti enti particolari hai mai visto tu e lì andando in giro per la strada l'albero l'uomo no tu non hai mai visto neanch'io, io è eh? l'essenza di albero l'essenza di uomo tu hai visto come me degli uomini particolari con una certa altezza magri, grassi, eccetera, eccetera, hai visto degli alberi particolari, hai visto dei cani particolari. L'intelletto astrae dai dati particolari e arriva alla nozione, all'essenza, al concetto, alla definizione, alla forma. Ci sono tanti modi diversi per esprimere. Oh, non è, come non ho mai visto per strada la signora libertà, la signora giustizia, esatto. la signora bontà. Esatto. Cioè, esatto. No, esatto. Tu hai sicuramente, hai sicuramente. Eh, visto delle azioni, visto tra virgolette, eh, delle azioni buone, hai degli oggetti eh. belli, ma non hai mai visto la bellezza, la verità, la giustizia. Ok, oggi la parte della medicina sana, perché non è che noi possiamo buttare via tutto e dire fa tutto schifo, sono tutti... No, c'è una parte molto sana della medicina che utilizza un termine secondo me correttissimo per definire lo stato di quelle persone che non possono più reagire agli stimoli che si trovano in uno stato di coma che sia permanente o no tanto il risveglio non è mai escludibile in senso assoluto certo, che certo. se ne allora utilizzano l'espressione di paziente non contattabile P pensa, pensa veramente la questo è un termine stracorretto no come dice la terminologia idiota ah, la persona ridotta a un vegetale ma che cavolo no. vuol dire no, la no, persona no. ridotta a un vegetale ma scherziamo, la persona ridotta a un vegetale non c'è o è un vegetale o è una persona. La persona permane persona anche se poi non può manifestare la sua natura intellettuale, che non vuol dire che non ci sia, non può esprimersi ester esteriormente, ma permane paziente, non contattabile, perfetto. Io non posso interagire direttamente, non contattabile, non contattabile. No, che non è più persona assolutamente. Ecco, anche qua, quindi, morale della favola, stiamo molto attenti ai termini che utilizziamo, perché veramente anche qui la ter terminologia, la neolingua, ah, la persona è ridotta a un vegetale, la sminuisce, e allora è quasi un'esortazione a compiere determinate pratiche che noi sappiamo bene su persone che vengono definite in coma irreversibile, oppure già morte, anche se in realtà sono vive, e via dicendo. Non so cosa tu ne pensi di questo, ma credo che sia... No, no, ma ci si, si è spinti anche oltre sotto certi aspetti, perché sta passando l'eutanasia anche eh, per, eh, che ne so, la, la depressione. Esatto. Eh, quindi in realtà c'è l'idea di un essere umano che deve essere perfetto secondo la loro ideologia, altrimenti non vale la pena vivere la vita. Questo è, è, è il concetto. E sta passando soprattutto in alcuni paesi nordici ehm, sì. con si. Olanda, Olanda. Sì, sì, okay. eh. Si, può dirlo. Okay. Si, può, si può dire apertamente tanto sono cose ufficiali. Pensa che in Svizzera è anche stata. Eh, io ne ho parlato in altri video, ne parlerò ancora, Elia. Eh, nel 2018, non mi ricordo, però è stata presentata da un medico a una fiera di articoli funerari. Non mi ricordo se ad Amsterdam o dove la cosiddetta macchina Sarco. La macchina Sarco su internet uno trova quello che vuole e verifica le notizie e vede che non raccontiamo male. È una macchina per il suicidio assistito tramite gas. Praticamente uno firma una liberatoria, un consenso in cui dice a me non va più di vivere, non mi sento più di vivere in queste condizioni, prende l'appuntamento, si mette dentro e gli dicono ma è assolutamente libero il paziente se schiacciare o no il pulsante che darà avvio all'emissione del gas. Quindi non è che noi lo costringiamo, firma il via libera alla morte e quindi noi stiamo anche veramente eh, come umanità compiendo qualcosa che nella storia è già stato compiuto, solo che con altri termini. Abbiamo semplicemente cambiato la terminologia, eh? ma la sostanza... E affinato, sostanza... affinato gli strumenti. Certo, e affinato gli strumenti. Beh, la, guardiamo... la realtà Mi permetto, la realtà è questa. Prima ti creare una società... Eh una società basata sulla scarsità, perché questo, questo è il concetto. Poi ti creo degli esseri umani senza scopo di vita, senza niente, dietro l'effimero, eh, quindi senza educazione, senza un'istituzione vera eh, scolastica, senza, senza scopi di vita appunto, senza che tu puoi esprimere i talenti, ti butto nella depressione, o nella tristezza, o nel lottare contro qualcosa che avverti essere più grande di te, nella solitudine perché c'è rivalità, competizione, eh, conflitti tra noi, dopodiché ti dico, guarda, la cosa migliore è che tu te ne vai, ecco, ti suicidi e la cosa finisce là. Perché sei incapace, sei incapace. Sei incapace di vivere questa vita, non sei utile né a te né agli altri, quindi meglio che te ne vai. E chiaramente c'è prima tutto un disegno dietro e poi ti offro una soluzione. Sì, esatto. Esatto, ok, esatto. andiamo avanti perché se no queste cose mi perdo come al solito, prego. Mi perdo nel senso no, no, che ma... sarebbe molto da dire, ma lasciamo stare. Ma no, ma io penso, penso che il bello di questi video, sia anche che poi a un certo punto diventano discussione, diventano stimoli anche per, altri, per altre considerazioni. Andiamo avanti sul nostro, sul nostro intelletto. Allora, l'intelletto, da tutto quello che abbiamo detto, eh, è un qualcosa di separato dal corpo. È separato dal corpo. Allora, l'anima intellettiva per le sue facoltà per le sue qualità eccede la natura e il potere del corpo perché il corpo in nessun caso può giungere a compiere l'operazione intellettuale gli animali hanno più perfetti hanno tutti gli organi di senso esterni ed interni ma non arrivano all'attività intellettuale all'operazione intellettuale la conoscenza sensibile l'abbiamo già detto questa è la portata degli animali riguarda realtà individuali materiali particolari mentre la conoscenza intellettiva tramite il processo di astrazione, quindi di purificazione, tra virgolette, dai dati particolari, arriva all'universale, sempre ricordando, come abbiamo detto prima, che però si parte, si parte dalla realtà empirica. Di che cosa si occupa l'oggetto? Qual è allora l'oggetto di riferimento dell'intelletto? È l'essenza delle cose sensibili, quindi l'oggetto proprio specifico dell'intelletto è la conoscenza delle essenze delle cose sensibili. Altra grande facoltà della quale si serve l'anima razionale è la volontà. Il fatto che io e te in questo momento stiamo parlando è una cosa che possiamo fare in quanto siamo esseri intelligenti, quindi dotati di una ragione e anche liberi, dotati di un libero arbitro. Liberamente stiamo facendo quello che stiamo facendo, mica per istinto. Mica per istinto. Addirittura, Elia, non essendo neanche pagati, lo stiamo facendo ancora più liberamente, ancora più liberamente. La volontà, la volontà è una facoltà che inclina l'uomo verso ciò che l'intelletto le presenta come bene. Allora gli scolastici ci insegnano che l'intelletto è un qualcosa che attrae a sé gli oggetti, quindi io conosco gli oggetti e ne estraggo come dire l'essenza, in qualche modo ne acquisisco la forma, dice Aristotele mentre la volontà è una facoltà che viene attratta da un oggetto, è un qualcosa che ci spinge a. Quindi l'intelletto eh. trae a sé, la volontà eh, ci spinge verso qualcosa. Ora, ripeto, la volontà tende verso quel qualcosa, quell'oggetto, quell'azione, che l'intelletto le presenta come bene. L'intelletto quindi presenta alla volontà un oggetto come appetibile. Attenzione, il problema è vedere poi se questo bene sia un bene apparente o sia un bene vero e proprio, ma qui si aprirebbe tutta una disamina di questo. L'intelletto ha funzionato bene o meno? meno. <ride> eh, no, es esatto, esatto. Noi in questa sede non ci siamo proposti di farlo, ma è chiaro che in altre occasioni dovremo fare anche questo. Dovremo, magari la prossima serie di lezioni potrebbe essere anche un input per iniziare a discutere di questo. Allora, la volontà è un qualcosa che è libero per essenza e la volontà si dice è libera sia positivamente che negativamente. Positivamente perché? Perché la volontà domina il suo atto, nel senso che la volontà è libera di porre un atto oppure no e di porlo in una certa direzione oppure no. Spiego. Libertà di esercizio, la volontà quindi domina il suo atto nel senso di poterlo porre oppure no. Io posso decidere di mangiare o non mangiare. Sento di aver fame, decido di mangiare oppure decido di non mangiare perché adesso devo fare altro. Benissimo. Ma c'è poi anche la cosiddetta libertà di specificazione, perché io posso porre il mio atto, se decido di compierlo, ad esempio il mangiare, verso una direzione o verso un'altra. Ad esempio, posso mangiare una mela o posso mangiare un panino. E questa è la libertà dal punto di vista positivo. Poi la libertà, la volontà è anche libera dal punto di vista negativo, perché perché è intrinsecamente indeterminata verso una delle alternative in gioco. Quindi, eh, di fronte alla volontà resta aperta un'alternativa fra più scelte. Naturalmente, Lia se non ci sono alternative in gioco, non c'è neanche l'atto volontario, quindi non c'è neanche l'atto libero. Prendo l'esempio dei martiri. Il martire che poteva decidere di salvarsi la vita bruciando incenso all'imperatore, come anche no, non lo fa, ma ci sono stati dei casi nei quali semplicemente al martire che poi moriva, prima di ucciderlo, si prendeva forzatamente la mano. Si, prendeva, si, si stringeva nel pugno l'incenso e si faceva gettare l'incenso. Quello non è un atto libero, non ha minimamente né del volontario né del libero, infatti non è visibile in nessun caso, non è concepibile in nessun caso come apostasia, tant'è che dopo tutti questi venivano, venivano uccisi, ma lì non abbiamo un atto libero. Come Aristotele dice, Aristotele dice, se una nave sta affondando, ricordiamoci sono esempi dei suoi tempi, e i marinai decidono di gettare a mare il carico per rendere la nave più leggera e non farla affondare, non è neanche un atto libero quello, eh? l'alternativa è morire, quindi voglio dire, si è deciso di sacrificare il, il carico. Per fare, 30... recente, per fare un esempio recente, o ti fai il coso o, o perdi il lavoro, <ride> cioè, eh sì, non sì. è un atto volontario, quindi... Eh, eh, anche quello, anche quello, anche quello. Allora, dove c'è un ricatto, non c'è un atto di volontà. Ecco esatto. Sempre Qual chi è il problema? Chi sì, sì, esatto. Il problema è che nella realtà abbiamo molto, molto spesso a che fare con il bene che è misto al male e quindi abbiamo a che fare sempre con beni concreti, singolari e finiti. e finiti. Quindi anche lì la capacità di discernimento fra il bene e il male è molto importante e non sempre siamo in grado, bisogna dire la verità, di, di attuarla con, con compiutezza. E anche perché se si è soggetti eh, a determinate manipolazioni, naturalmente l'intelletto funziona male e quindi anche la volontà di conseguenza funziona male. Quindi si possono fare degli atti teoricamente liberi, ma perché si è in possesso di informazioni sbagliate. Eppure la persona ritiene di essere realmente libera, perché l'intelletto ha funzionato male a causa di informazioni che sono errate. Quindi informazioni errate, scelte sbagliate. Ma pur volontariamente, esatto, quindi okay. si può arrivare all'assurdo che una persona fa il suo male volontariamente perché è in possesso di informazioni sbagliate. Esatto, sì, sì, okay. sì, sì assolutamente. Bene, allora Mauro, io direi di, di finire qua. Ehm, quindi abbiamo poi. Eh, il prossimo video che riguarda l'argomento che abbiamo già in qualche modo eh, anticipato, cioè l'autorità eh, all'interno della Chiesa, il problema anzi dell'autorità all'interno della Chiesa, e cosa facciamo? Lo facciamo venerdì, lo carichiamo poi sabato oppure facciamo passare un po' di giorni? Cosa, cosa... No, io, io, io allora sarei, sarei per procedere in questa maniera. Direi che ormai le cose sono andate così, quindi eh, questa settimana carichiamo questo video poi noi ci troviamo la prossima settimana, così c'è anche uno stacco di una decina di giorni e iniziamo una serie completamente nuova. Naturalmente, quello che abbiamo detto in precedenza, specialmente in alcune considerazioni, in alcuni principi e strumenti filosofici, potrà esserci utile poi per il prosieguo del lavoro. Ecco, io vorrei, da vorrei dare, mi permetto di dare questo suggerimento. Allora, ci sono argomenti eh, che, se letti una sola volta, ho ci sono argomenti che, che se vedo un video una sola volta mi sembra di aver capito, ma non ci ho capito niente. Quindi che, che suggerimenti do? A chi per chi veramente vuole capire, questi video vanno visti più volte. Vanno visti più volte. Se veramente voglio apprendere qualcosa non posso limitarmi a leggere una sola volta oppure vedere un video una sola volta perché alla fine ho la, la, la sensazione che ho capito tutto ma in realtà poi mi è rimasto ben poco questo è un suggerimento spassionato che vi do io alcuni libri li ho letti anche 20 volte qualcuno mm. può sembrare esagerato ma addirittura a distanza di tempo ci ho capito cose che era la prima volta, non ci avevo capito un accidente eppure ero convinto di aver capito eh, c'erano argomenti che addirittura dopo la terza e quarta volta dicevo ma, ma questo non c'era prima, non c'era scritto no c'era scritto, il libro è quello è che io l'avevo completamente ignorato quindi, con la consapevolezza si aumenta man mano che, che si legge, che si sente, eh, gli argomenti diventano più nostri, ci entriamo più dentro, siamo in grado di comprenderli e probabilmente anche di parlarne. Se invece è una lettura molto veloce, francamente è solo la sensazione di aver capito, ma non vi rimane assolutamente niente. Fidatevi, a meno che non siete dei geni, vabbè, allora io alzo le mani. Ma, come persone normali e anche intelligenti, vale quanto vi ho detto. È un suggerimento spassionato che vi do. Cosa ne pensi, Mauro? Allora, io sono d'accordissimo e ti dico che io stesso, quando parlo di certi temi, sono molto prudente, specialmente con le conclusioni. Ehm, con le conclusioni di carattere ehm, apodittiche, perché ho sempre paura di aver saltato un qualche dettaglio che non conoscevo. Quindi i miei video li ho presenti sempre come ipotesi, ipotesi di lavoro. Primo perché non sono perfetto, secondo perché anche le mie conoscenze sono limitate, terzo perché lo studio è una cosa che dura una vita intera. Io credo sinceramente di poter parlare di alcune cose, ma potrebbe benissimo arrivare domani mattina una che dice guarda che io eh, non hai valutato questo, verissimo, verissimo, ne prendo, ne prendo atto. Ovviamente stiamo parlando di temi di un certo tipo e non di altri temi sui quali invece il dibattito... Mi spiace, ma francamente è un po', è un po meno libero. Tra l'altro io, se posso permettermi, l'ultima cosa che aggiungo, vai. per chi vedrà questo video, qualora ci fossero dei quesiti da, da porre, eccetera, o ci fossero anche delle persone interessate ad avere dei consigli di lettura, non lo so, ma che tipo di manuale di filosofia si potrebbe leggere su questo, questo argomento, io invito veramente a non aver paura a scrivere o a te via email o a me. E se la persona non vuole porre il dibattito in pubblico, preferisce rimanere anomini, va benissimo. Può scrivere un'email, poi noi ci impegniamo a rispondere anche la volta successiva, se possiamo rispondere. Anche i consigli di lettura va benissimo. Chiedere delle indicazioni, qualche titolo di riferimento c'è. Ecco. Perfetto. Va bene Mauro. Allora, grazie ancora e alla prossima. Saluti a tutti, arrivederci.